Covid-19, situazione drammatica anche in Piemonte, ospedali al limite, mentre i militari dell'esercito hanno montato i tendoni all'ingresso degli ospedali piemontesi per alleggerire la pressione sui pronto soccorso. Sono ben 9 gli ospedali potenziati, medici di famiglia e pediatri davvero sotto pressione, test rapidi, capiremo come funzionano, quali test scegliere, la loro percentuale di affidabilità, quarantena e isolamento, che cosa fa in caso di un elemento positivo in famiglia, poi ancora le nuove regole. Abbiamo tantissime domande, le poniamo direttamente al dottor Guido Giustetto, che è presidente dell'Ordine dei Medici di Torino. Presidente, benvenuto e grazie. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Allora, partiamo da questa crescita, cresce infatti in modo esponenziale purtroppo la curva dei contagi, in Italia 25.000 al giorno, la Francia chiude, anche la Germania vara misure restrittive, in Piemonte è davvero allarme, l'abbiamo detto in apertura, qual è la situazione attuale, Presidente, e come siamo arrivati a questa situazione? Beh, la situazione attuale è quella che ha descritto lei, molto, molto preoccupante e con numeri veramente elevati. Io credo che non ci sia una causa precisa per la quale siamo arrivati a questo. Sicuramente nel periodo estivo c'è stato un po' di, come dire, un po' di rilassamento nei comportamenti. Io credo che conti anche il fatto che si siano aperte le scuole, anche se sono dei luoghi relativamente sicuri, però sono comunque possibilità altre di contagio. Credo che se anche si fosse fatto di più, i numeri sono così alti, la forza del contagio è tale che non vedremmo delle grandi differenze. Ecco, questi dati però ci hanno preso davvero in contropiede. Il virus, se vogliamo vedere, ci ha concesso una tregua per circa 4 mesi, però cosa non è stato fatto per evitare ciò che stiamo attualmente vivendo? Sappiamo che la situazione dei medici in ospedale è davvero grave perché non sono arrivati rinforzi, poi purtroppo con questa pandemia sono stati riscontrati ulteriori contagi anche fra il personale medico e infermieristico. E quindi forse un piccolo mea culpa, anzi non un piccolo, no, mea culpa, dobbiamo recitarlo. No, certamente si poteva fare di più. Per quanto riguarda i colleghi che lavorano negli ospedali, sono sottoposti a uno stress enorme. Teniamo conto che uscivano da pochi mesi da una situazione veramente molto molto difficile, e il problema è che, come ha detto lei, stiamo rivedendo di nuovo dei casi di infezione tra i medici e tra gli infermieri. Questo si associa al fatto che mancano i posti letto. Tutto sommato, se vi ricordate, quest'estate si diceva faremo alcuni ospedali dedicati al Covid, ma altri non dovranno essere toccati perché dobbiamo mantenere l'attività che serve per tutti gli altri malati. Tra questi si diceva le Molinette non dovranno essere un ospedale Covid. Oggi alle Molinette, se ho i dati giusti, ci sono 5 reparti Covid. Questo ovviamente mette in difficoltà un po' tutto, perché ricordatevi una cosa, che noi abbiamo degli ospedali che sono piuttosto anziani, per usare un eufemismo. Le Molinette sono degli anni 30, la Medeo di Savoia è del 1900, gli ospedali più recenti di Torino hanno 60 anni. Di conseguenza è anche difficile fare delle opere strutturali interne che permettano quelli che vengono chiamati due percorsi, quello a rischio e quello sicuro. L'insieme di questi fattori fa sì che oggi negli ospedali si lavori con una difficoltà enorme, che riguarda i turni, il numero di persone da assistere, il numero di operatori presenti, l'organizzazione in generale. Ecco, la Regione ha portato avanti degli allestimenti grazie alla preziosa, bisogna davvero dire, la collaborazione delle forze armate della Brigata Alpina Taurinense nell'ambito del progetto di supporto alla sanità nazionale voluto dal Ministero della Difesa, e sono stati allestiti dei tendoni all'ingresso degli ospedali piemontesi per alleggerire proprio la pressione sui pronto soccorso. Ecco, qui vediamo appunto questi tendoni che sono stati allestiti. Qua abbiamo l'ospedale di Rivoli. Sì, sicuramente questo è un grosso aiuto che può
venire, anche perché questi reparti provvisori possono essere dedicati completamente ai malati Covid, e questo può avere un altro aspetto positivo, che è quello a cui mi riferivo prima, e cioè che non si mescolino i pazienti, che è la cosa che preoccupa tutti di più. Diciamo che rispetto alla primavera abbiamo uno strumento che ci aiuta in più, che è il tampone rapido, sì. Perché il tampone rapido è un grande strumento, perché ci permette nel giro di 15 minuti di valutare un paziente. Non è una valutazione che è sicura al 100%, ma tra nulla e questo funziona bene. Ci permette di dire che questo paziente ha una probabilità molto alta di essere positivo oppure è negativo, e questo aiuta l'indirizzo del malato in uno o in un altro reparto. Quindi questo può fare la differenza sicuramente. L'altra cosa, io credo che potrebbe fare la differenza nel ridurre la pressione sugli ospedali, è una migliore organizzazione dell'assistenza sanitaria territoriale, cioè quello che possono fare i medici di famiglia. Su questo l'IRMEI sta lavorando, io faccio parte di un gruppo di lavoro su questo, e stiamo cercando di mettere a punto un protocollo molto molto pratico, per cui i medici di famiglia, i pediatri di libera scelta, ovviamente con modalità diverse, le USCA, che sono le unità di speciali di continuità assistenziale per l'assistenza a domicilio dei pazienti, possono avere dei riferimenti precisi per poter tenere a casa il più alto numero di pazienti possibili, ovviamente compatibilmente con i sintomi e con i rischi. Per esempio, un'ipotesi che si fa è quella di poter anche distribuire l'ossigeno a domicilio in quei pazienti che non sono così preoccupanti da richiedere un ricovero in ospedale, ma che dall'ossigeno possono trarre un notevole miglioramento. Sembrano piccole cose, ma se si riesce a organizzare, e il problema, lo dico francamente, non è avere queste idee o sapere che cosa fare, è organizzarle queste cose, perché vuol dire che ci vuole del personale che si muove a portare le bombole d'ossigeno, a portare dei saturimetri, perché non basta dare la bomba d'ossigeno a un paziente, tenete conto, un paziente che non ha mai usato l'ossigeno, pensiamo a noi. Se ci arriva uno e ci dice devi mettere l'ossigeno, dobbiamo avere un po' di tempo per capire, per imparare che cosa fare. Abbiamo bisogno di misurarci poi la saturometria per capire come sta andando l'ossigeno, per riferirlo, per esempio con un'app che possa essere letta da un centro unico di monitoraggio. Queste cose si possono fare, bisogna organizzarle molto bene. Questo servirebbe senz'altro per ridurre la pressione sugli ospedali. C'è un problema, che in questo momento i medici di famiglia sono veramente oberati di lavoro. I miei colleghi, i medici di famiglia, guardi, non esagero, lavorano dalle 12 alle 14 ore al giorno, ma sa su cosa? Non tanto su visitare i pazienti, quanto rispondere al telefono e cercare sulla piattaforma Covid i positivi e i negativi dei tamponi. È una situazione che viene definita da delirio dai miei colleghi, hanno usato questo termine. No, sì, infatti ho parlato con un po' di medici di base, sono davvero sotto enorme pressione, anche perché innanzitutto bisogna anche dire c'è un ritardo del caricamento dei dati che comunque vengono forniti e caricati sulla piattaforma anche durante il weekend, quindi i medici di base, i medici di famiglia e i pediatri anche nei weekend comunque devono accedere al portale, ovviamente sabato vengono lo passano cercando sul portale se sono stati caricati i dati dei esatto, loro pazienti. Esatto, perché capiamo anche l'ansia di chi è stato sottoposto a un test che a propria volta trasmette l'ansia al medico di base, lo tempesta di telefonate e quindi diventa... Cosa succede? Succede che il medico non, fisicamente non può rispondere a tutte le telefonate, perché certo, ogni tanto sono occupato con una telefonata. In quel momento l'altro paziente che telefona trova occupato e si sente abbandonato, si sente impaurito, non ho più il mio punto di riferimento. Questa è una situazione anche psicologica che porta diverse persone a richiedere poi, a fare la chiamata al 118 e richiedere di essere visti in pronto soccorso, anche se non ci sarebbe la necessità di un passaggio. Anche perché ricordiamo che le persone in isolamento domiciliare sono oltre 25.000. Sì, allora il problema è questo. Quando c'è un paziente positivo, un paziente che ha avuto la diagnosi di Covid, questo paziente deve essere
posto in isolamento. L'isolamento riguarda, la parola isolamento si utilizza esclusivamente per le persone positive, che devono essere isolate dagli altri perché non devono trasmettere la malattia. Cosa diversa è la quarantena? La quarantena riguarda tutte le altre persone che sono venute o che possono essere venute in contatto con il caso e quindi vanno messe in quarantena, cioè in attesa di capire, uno, se è possibile eseguire un tampone anche a queste persone e in quali tempi. Due, se manifestano dei sintomi, queste persone devono essere messe in quarantena, cioè per 2 settimane non devono entrare in contatto con delle altre persone, quindi devono stare al proprio domicilio. Capite che il fatto di avere velocemente i tamponi può aiutare molto, se no rischiamo di tenere delle persone settimane a casa, perché ovviamente poi ci vuole un tampone per liberare, noi usiamo il termine gergale, per liberare queste persone. Perché però è reale, rende bene l'idea. È un po' come se fossero dei prigionieri. Sì. Liberare queste persone, e anche perché è gente che lavora, per cui non è che può stare a casa così come fosse in attesa. È tutt'altro che una vacanza. Ecco la Presidente, facciamo una prima brevissima pausa e poi torniamo proprio su questo argomento per spiegare bene come funziona ai telespettatori che ci stanno seguendo, che stanno seguendo questa puntata di In Salute. A tra pochissimo. Rieccoci insieme in salute, siamo in collegamento con il dottor Guido Giustetto, che è presidente dell'Ordine dei Medici di Torino. Dottor Giustetto, allora spieghiamo bene a chi sta seguendo questa puntata di In Salute come funziona la quarantena, che cosa fare nel momento in cui entriamo in contatto con una persona che poi si rivela essere positiva. Un esempio, a lavorare abbiamo un collega che presenta dei sintomi, si sottopone a tampone ed è positivo. Che cosa succede? Poniamo l'esempio del padre di famiglia. Il papà ha questo contatto con questa persona che è positiva. Che cosa fa? Va a casa, magari ha la moglie che lavora, ha figli che vanno a scuola. Che cosa succede? Allora, la prima cosa è capire se questo signore ha avuto quello che noi definiamo un contatto stretto, ecco. Perché il concetto di quarantena, cioè di allontanamento dalle attività sociali, riguarda esclusivamente le persone che hanno un contatto stretto con un caso riconosciuto. Quindi se questo lavoratore lavorava nello stesso ufficio, nella stessa scrivania, senza distanze, senza mascherine, ma io tendo a escludere che ci siano ancora situazioni di questo tipo, oppure è andato in mensa e non si è distanziato a sufficienza, o per qualche altro motivo ha avuto quello che noi definiamo un contatto stretto, questa persona deve mettersi in quarantena. Quindi contatto stretto è proprio questo, quando abbiamo condiviso dello spazio e delle ore con la persona che si è poi rivelata positiva. L'esempio più calzante di contatto stretto è la condivisione dell'abitazione, sono i familiari conviventi. Il primo contatto stretto, quando il medico fa una diagnosi o sospetta un Covid, oltre che a inserire il nome della persona sulla piattaforma e dirgli che deve stare in isolamento perché è un sospetto, chiede già, consiglia già, ma in qualche modo consiglia, ma in maniera piuttosto, come dire, determinata, ai contatti stretti, che in quel caso sono i familiari conviventi, sì, di cominciare a mettersi in quarantena e di isolarsi dal loro padre di famiglia, nell'esempio che faceva lei, se questo è positivo, se questo è ammalato. Diversamente, in una situazione di lavoro in cui si siano seguite tutte le precauzioni, la persona che lavora anche nello stesso ufficio, nello stesso reparto, non ha dei problemi impellenti, perché il più delle volte sono state garantite tutte le misure di precauzione.
Discorso molto diverso è la situazione nella famiglia. Infatti, in questo periodo, il Covid si sta trasmettendo principalmente all'interno dei nuclei familiari. Poi, ovviamente, qualcuno della famiglia esce e quindi poi si disperde fuori. Ma non ci sono tanti focolai nell'industria o nelle fabbriche, negli uffici o nelle scuole. I focolai sono piccoli, di 2-3 persone, ma molto numerosi, perché sono familiari, sono intrafamiliari. Quindi il contatto stretto per definizione è il proprio familiare convivente. In questo caso bisogna, uno, isolare il malato, quello su cui si è fatta la diagnosi o un sospetto molto forte di Covid, e se la casa permette, per un certo numero di camere, eccetera, va proprio messo da parte, va isolato in una camera, dovrebbe avere un bagno per conto suo, devono essergli portati pasti sulla porta, cioè un vero isolamento. Le altre persone rimangono nella casa se lo spazio è sufficiente, ma non possono uscire dal domicilio. Devono fare la quarantena perché potrebbero essere positivi e dunque trasmettere il virus ad altre persone. E qualora, ecco. Qua, no, volevo dire soltanto sì. Più un dettaglio. Qualora la famiglia sia numerosa in uno spazio piccolo, la città di Torino, faccio questo esempio perché lo conosco, ha predisposto degli alberghi dove il malato viene isolato in una camera, alberghi dove c'è un'assistenza infermieristica e medica, dove viene isolato in una camera in maniera tale che il resto della famiglia possa avere un po' più di agio a vivere come al solito. Ecco, questa è un'informazione molto importante, dottore. Quindi, Presidente, a chi ci si deve rivolgere? Appunto, poniamo una famiglia con 3 bambini, si ammala qualcuno, è positivo, a chi ci si deve rivolgere proprio per poter innanzitutto garantire assistenza e l'isolamento al paziente e anche una certa sicurezza agli altri familiari? Allora, è il medico che pone la diagnosi, sì. Il paziente si rivolge al medico di famiglia perché ha una serie di sintomi, sì. Il medico di famiglia ritiene che possa essere un caso, pone in isolamento fiduciario, sì. Il paziente in attesa di avere il tampone che lo conferma, valuta il nucleo familiare, oltre che caricare sulla piattaforma i conviventi, valuta la situazione abitativa del nucleo familiare e può fare richiesta attraverso il SISP che ci sia un isolamento fuori dal domicilio per il malato. Qualora sia ovviamente un malato, magari un positivo senza sintomi, e quindi può benissimo stare in una situazione di tipo alberghiero senza dover andare in ospedale. Assolutamente. E il tampone quando viene fatto? Perché adesso sono anche cambiate alcune regole. Quindi, allora, guardi, la situazione evolve un po' da un giorno all'altro proprio sulla base della disponibilità dei tamponi. Infatti. In questo momento è una situazione molto critica per quelli che sono i tamponi molecolari, cioè quelli che abbiamo fatto fino adesso. Per fortuna sono arrivati già da qualche giorno in una certa quantità i cosiddetti test rapidi, cioè i tamponi antigenici, come si chiamano, e questo darà un po' di sollievo. Diciamo che sicuramente il tampone molecolare va fatto a tutti i pazienti per cui il medico ha un sospetto, come dire, importante di Covid, perché è il gold standard dell'esame, è l'esame a cui si fa riferimento. Quindi tampone molecolare classico. Invece, quando il medico ha un sospetto meno forte, potrebbe esserci, ma non è così convinto che possa essere il Covid, può anche utilizzare il tampone rapido, che ha come sua però, come si dice, come sua obiettivo di lavoro principalmente lo screening. Quindi, facevo prima l'esempio, il malato che arriva in ospedale perché si è fratturato la caviglia, Non avrebbe nulla a che vedere con il Covid, però gli si fa comunque il test rapido per essere tranquilli che non sia un portatore asintomatico, per esempio. Ecco, quella è la posizione in cui si fa principalmente il test antigenico.
Ecco, una domanda che tutti si pongono, ma qual è il grado di affidabilità di questi test rapidi? Poi soprattutto in quale giorno vanno fatti? Perché magari, non so come spiegarmi bene, non rilevano subito l'infezione in corso. No, questo è certo. Ma certamente questo riguarda anche i test molecolari, nel senso che la affidabilità di questi test è buona, ma non è mai al 100%. Questo in nessun esame che si faccia in medicina, Allora, guardi, i test molecolari che sono considerati la metodica migliore comunque hanno un 70% capacità di individuare i pazienti veramente positivi, ma questo, le spiego, non è legato alla validità del test in sé, ma alla metodica con cui viene effettuato. Certo. Lei sa che il test è fatto con un bastoncino come quello che si vedeva nell'immagine prima, con una specie di cotton fioc, e per cui con molta delicatezza l'infermiere o il medico devono spazzolare, per così dire, il fondo del naso e della gola. Dipende molto dalla bravura dell'operatore nel fare questa operazione in maniera approfondita senza fare dei danni, dipende molto dalla capacità, dalla bravura, il valore poi che avrà il test. Perché se io non spazzolo, usiamo questo termine gergale, bene la parte dove devo andare a cercare, posso avere un test che è negativo, ma quella persona non è stata, come dire, sufficientemente indagata, diciamo così. E quindi il problema dei falsi, in questo caso dei falsi negativi, cioè io dico a una persona non è nulla e non è vero, purtroppo c'è, ma questo c'è in tutti i test. Per quanto riguarda il test antigenico, anche qui ci possono, allora, come ha detto lei giustamente, ci sono diverse industrie e diverse metodiche. C'è quello che si legge semplicemente senza bisogno di un'apparecchiatura, e c'è un altro tipo che invece necessita di una piccola apparecchiatura per essere letto. Quindi ci sono modalità diverse. Diciamo che in linea di massima questi test sono discretamente affidabili. Ecco, diciamo che ci si può fidare di queste cose. Poi è chiaro, ma questo riguarda tutta la medicina, che se io faccio un test negativo in un paziente per il quale ho un forte sospetto e ho tanti altri elementi che mi dicono ma questo qui non può essere negativo, lo ripeto, lo rivaluto in un altro modo, faccio delle altre indagini. I test devono sempre essere visti con la clinica, cioè con la situazione del malato, con i suoi sintomi, con i suoi segni. Ecco Presidente, ci fermiamo ancora un momento e poi torniamo appunto sui test rapidi, come e dove possono essere utilizzati, con quali modalità, come si prenotano. A tra pochissimo. Ecco, Presidente, ancora 10 minuti lì, Ok, no, facciamo ancora un blocco. Rieccoci insieme in salute, siamo in collegamento con il dottore Guido Giustetto, presidente dell'Ordine dei Medici di Torino. Dottor Giustetto, stavamo parlando dei test rapidi, come funziona esattamente, come si può essere sottoposti, come si può richiedere questo test rapido, come vengono effettuati? Allora, il test rapido, guardi, in questo momento, come dicevamo prima, viene effettuato principalmente nel pronto soccorso o in altre condizioni in cui è necessario avere subito la situazione dal punto di vista del Covid del paziente. Dopodiché i test rapidi possono essere effettuati anche privatamente, ci sono diversi laboratori che sono stati accreditati per eseguire il test rapido. C'è stata anche la proposta che i test rapidi potessero essere prenotati in farmacia, solo che purtroppo questo sistema per adesso non riesce a partire, perché si basava sul fatto che ci fosse una schiera di infermieri che, attivati dal farmacista, dai farmacisti della regione, andassero direttamente a casa del paziente a fare il test. Dopodiché, così come avete fatto vedere nelle immagini precedenti, quando il test rapido
compare la lineetta, questo viene inviato con una, ecco, in questo caso le due lineette vogliono dire che il test è stato eseguito in maniera corretta, viene mandato questo una foto di questo risultato a un medico che conferma. Questo era organizzato da una società di servizi che però in questo momento pare non sia in grado di trovare gli infermieri. Gli infermieri sono forse, direi, al pari con i medici, sono la grande carenza di questa epidemia. Certo. Per cui questa offerta, questa proposta che avevano fatto i farmacisti di fare i test rapidi a pagamento in questo momento è ferma. Però ci sono degli istituti privati, i soliti laboratori, i principali laboratori, diciamo così, privati, a cui di solito ci rivolgiamo anche per fare i normali prelievi, che mettono a disposizione il test rapido. Ecco, laboratori privati che sono presi d'assalto anche per effettuare i tamponi, perché abbiamo visto lunghe code per fare il tampone, o spot, drive-thru, sono comunque paralizzati, poi soprattutto chi fa tampone, questo è un altro aspetto davvero importante da sottolineare, chi fa un tampone non ha il risultato come invece accadeva, che ne so, nel mese di settembre, dopo qualche giorno, ma adesso il risultato arriva anche dopo 10 giorni, e questo si va a sovrapporre una quarantena che poi alla fine arriva al risultato magari positivo e tu hai finito la tua quarantena. Certo, ci sono dei medici che aspettano ancora adesso i risultati di tamponi fatti ai loro pazienti in teoria sono già usciti dalla quarantena. Infatti, perché sono già passati i 14 giorni. Questo è gravissimo però. Perché è grave perché non sei liberato, come dice quel verbo, ecco, non si è... No, uno è questo, ma l'altro motivo è che se tu sai prima che quella persona è positiva, cerchi di rintracciare i contatti stretti. Certo. Se non so che è positivo, io non posso fare tutto il lavoro di rintracciamento dei contatti. E se io so che uno è positivo 14 giorni dopo, i contatti non riesco più non è più efficiente il mio lavoro di tracciamento. È vero. Quindi è una delle cose più preoccupanti di questo momento. Dovrebbe esserci stato un'accelerazione un po' sui tamponi, sia perché si è rimodulato un po' il sistema, ma anche grazie all'arrivo dei tamponi rapidi. Speriamo che sia così. Io le dico che in un noto ospedale di Torino mancano i reagenti, per cui davvero ci sono persone che hanno effettuato il test, hanno effettuato il tampone 12-13 giorni fa e non hanno ancora il risultato. Certo, perché mi dicono che ci sono i frigoriferi dei laboratori pieni di tamponi da analizzare. C'è stata anche una sottostima del fabbisogno, perché guardi, a luglio nel gruppo di lavoro di cui facevo parte allora avevamo stimato un fabbisogno di tamponi di 15.000 al giorno, che è, se vedi i dati, più o meno quello che è un po' di più di quello che si sta facendo adesso. In realtà poi la stima rifatta è stata più bassa e il numero di tamponi disponibili fino a qualche giorno fa era ancora più basso, si stentava ad arrivare ai 9.000 tamponi. E questo ha creato il problema, è legato al personale che li esamina, alle macchine di laboratorio, certo, agli operatori che possono fare i tamponi, alla disponibilità dei reagenti. È un problema grosso di programmazione e di organizzazione. Il problema è che adesso sono intasati anche i centri privati, perché io proprio l'altro ieri, sapendo che dovevamo fare questa puntata con lei, mi sono messa a fare un po' di telefonate e vedere quando la disponibilità per effettuare un tampone privatamente, e comunque si arriva a novembre, dal 10-15 novembre in poi, quindi ci chiediamo che senso ha? Questa è la situazione grave. Esatto. E intanto chi ha dei sintomi cosa deve fare? No, chi magari ha già perso gusto e olfatto, che quello è insomma uno dei principali indicatori. È proprio un segno particolarissimo della Covid. Sì. Ma io credo che l'unica cosa da fare sia ovviamente rivolgersi al proprio medico di famiglia, che continuerà a insistere. Esatto.
con il SIF perché si faccia questo tampone, e se non si riesce a ottenere nulla, l'unica cosa, secondo me, non corretta, ma io capisco la gente che lo faccia, sì, che lo fa, è quello di mettersi in coda ad un hotspot e riuscire a fare il tampone in quel modo. Dalle 4 di mattina, però. No, glielo dico io, non sono convinto di quello che dico, però è quello che poi capita. Ma riusciremo ad alleggerire questa situazione? Adesso tutte le misure varate dal nuovo DPCM, secondo lei, Presidente, saranno utili, oppure rischiamo di avere davanti un nuovo lockdown? Allora, guardi, c'è una regola nelle epidemie ed è questa. La prima cosa da fare è il tracciamento, è l'isolamento dei malati e il tracciamento dei contatti, quello di cui abbiamo parlato fino adesso. Quando questo fallisce, e noi stiamo fallendo, cioè non siamo più in grado di fare un tracciamento adeguato, non usiamo il termine fallire che è troppo pesante, diciamo non siamo più in grado di fare un tracciamento adeguato, allora c'è il secondo gradino. Il secondo gradino in termini tecnici è quella che si chiama la mitigazione, sì, cioè si cerca di mitigare l'aumento dei casi, e c'è un solo modo per farlo: chiudere le persone in casa, fare in modo che non si incontrino. Guardi, non c'è un altro modo. Il significato del lockdown è stato questo. Poi all'interno di questa strategia di tenere le persone a casa ci sono tanti gradini. Il lockdown che abbiamo fatto in primavera è stato, diciamo, molto molto intenso, si possono immaginare cose diverse, togliendo via via delle occasioni di incontro, e quindi quello che si è fatto, il coprifuoco alle 23, bar e ristoranti chiusi alle 18, il 75% degli studenti a distanza. Per le superiori si va verso un 100%, Ecco, appunto, ecco, non si è ancora deciso. Facevo questo esempio proprio per dire che questi valori poi possono essere aumentati. Quindi dal 75 si passa al 100%, magari si finirà col dire bar e ristoranti chiusi tutto il giorno e via di questo passo. Poi dire se si arriva a un lockdown pesante come è stato quello di marzo o no, credo che non lo sappia nessuno. Le proiezioni che si stanno facendo con i dati che ci sono oggi sono molto pesanti, sono molto negative. Lei sa che da quando si prende una decisione occorrono 10-14 giorni per capirne l'impatto. Il DPCM è di pochi giorni fa, credo che a livello centrale si stia valutando se aspettare ancora qualche giorno prima di prendere un'ulteriore decisione. Per adesso un impatto del DPCM positivo non si è visto. Ecco, il Premier Conte... Probabilmente è presto per dirlo, ecco, voglio dare un aspetto non così negativo. Il Premier Conte ha dichiarato in Parlamento cercherà di evitare il lockdown, però se i numeri continuano a salire, se non riusciamo a frenare questa corsa, sarà inevitabile. Sarà inevitabile. È l'unico strumento che c'è. E il criterio con cui si decide non è tanto il numero di positivi, cioè i numeri che ci danno tutti i giorni, ma il vero criterio è l'occupazione dei posti letto in ospedale, sì, in particolare nelle terapie intensive. È quello l'indicatore più importante di tutto. Quando dovessimo vedere, speriamo di no, che si va innalzando il numero di persone nelle terapie intensive, allora sarà necessario prendere delle decisioni molto drastiche, perché ricordiamoci anche una cosa, che nelle terapie intensive noi dobbiamo garantire il ricovero anche agli infartuati, alle persone che hanno avuto un ictus e tutte le altre patologie, un incidente stradale per capirci, tutte le altre tipologie di situazioni acute che ci sono e che richiedono il ricovero in terapia intensiva. Quindi le terapie intensive, per forza di cose, non possono essere completamente sequestrate per i malati Covid. È molto difficile prendere queste decisioni. Certo. Ci sono anche degli aspetti etici drammatici, certo, di decidere, certo, i ricoveri. Presidente, abbiamo 2 minuti per fornire dei preziosi consigli a tutte le persone che stanno seguendo questa puntata davvero molto importante di In Salute.
Allora, riassumiamo, non prendiamo d'assalto i pronto soccorso, telefoniamo piuttosto al medico di base e ci facciamo consigliare nel momento in cui abbiamo avuto un contatto stretto che lei ci ha ben spiegato, quindi sarà il medico di base, poverino, dico io in questo momento perché sono davvero oberati, sono stressati, ecco, ho parlato con tanto medico. Aggiungo solo una parola alle sue, abbiate pazienza quando trovate il telefono occupato. No, ma lo dico proprio perché sembra che il medico non risponda, eccetera. Insistete un po', tenete presente che un medico in questi giorni riceve oltre 100 telefonate al giorno su queste tematiche. Medici che stanno andando anche, medici di base che stanno andando, e pediatri anche sabato e la domenica in studio, peraltro. Sì, anche sì, loro fanno, anche non soltanto fanno. I medici ospedalieri, anche i medici di base, i pediatri. Quindi teniamo come riferimento il medico di base. Sì, speriamo che di riuscire a organizzare un'assistenza a domicilio migliore, un po' quello che vi ho descritto prima, ci stiamo lavorando per farlo, e poi io raccomanderei a tutte le persone le quattro cose più semplici di tutte, che è tenere sempre la mascherina, tenere il distanziamento, aerare i locali, in casa, pazienza, si fa un po' freddo, ogni tanto apriamo le finestre, soprattutto se siamo in due o tre, anche se siamo persone cui abbiamo la massima, come dire, fiducia che non abbia niente. Apriamo lo stesso un po' la finestra, ricordiamoci l'igiene delle mani, cominciando prima ancora che con i gel igienizzanti, con l'acqua e il sapone. Cominciamo a fare queste semplici cose e ci proteggiamo già e proteggiamo gli altri. E poi cerchiamo di essere molto attenti quando siamo in una situazione in cui sappiamo che c'è un paziente, una persona che è contagiata. È brutto rimanere isolati 14 giorni, è pesante, ma è l'unico modo per evitare che il contagio si espanda a macchia d'olio, come sta capitando adesso. Quindi andiamo a pronto soccorso proprio quando capiamo che anche noi siamo quasi al limite, certo. Ecco. Ci mancherebbe, per forza che bisogna andare a pronto soccorso, certo. Quindi quando esatto. I nostri sintomi peggiorano. Quando i nostri sintomi, allora diciamo... Quando ci sono difficoltà respiratorie... Perfetto, diciamo così, quando manca il fiato, quando lo stesso medico sulla base dei nostri sintomi che gli riferiamo ci dice non sono tranquillo, è meglio che la persona vada in pronto soccorso. Se abbiamo una febbre alta che non sta passando con dosi giuste di paracetamolo, di un antifebrile, ecco, questi sono i motivi seri. Direi che soprattutto il motivo più importante di tutti è proprio la difficoltà respiratoria, la mancanza di fiato. È quello che deve allarmare. Dottor Giustetto, termina qui questo nostro incontro, sempre molto interessante, ci ha fornito delle preziose indicazioni, speriamo di poterci rincontrare, di poter commentare dei dati in miglioramento. Grazie dunque a Guido Giustetto, Presidente dell'Ordine Medici di Torino, e grazie a tutti i telespettatori di questa nostra puntata di In Salute. Grazie Dottor Giustetto. Buonasera, grazie a tutti. Grazie. Mi apri? Dottor Giustetto? Allora lo chiamo. Sì, no, sono io che al Mauriziano sono bloccato.